Ciao ragazzi, bentornato al mio canale. Allora, vi sarete chiesti in molti alla fine com'è andata? Beh, mi era pure arrivata la borsetta, ammiratela. È andata che praticamente il drone è ancora qua. Ho incollato il tutto in qualche maniera. La riparazione tiene. Solo che c'è un piccolo inconveniente. Nel senso che purtroppo essendo che è caduto ed è caduto direttamente la parte posteriore si è spaccata la scheda qua sotto, questa qua, dove praticamente questa scheda fa partire i motori e li fa andare. Fortunatamente c'ho qualcuno che me lo può riparare, me lo fa diventare come nuovo. Come potete vedere, il mio gimbal se n'è andato. Aspettate. Ok. Come potete vedere, il drone si accende perché è arrivata l'altra batteria. Se vedete, il gimbal funziona. Ma guardate che si assetta. Funziona tutto. Ma come potete vedere, quando vado ad armare i motori, questo qua non funziona. E mi è stato segnalato che potrebbe essere proprio che questa scheda qua non funziona. Perciò l'andrò a riparare. Ovviamente grazie alla mano astuta del mio parente, però guarda com'è carino. E poi ci sarà una bella modifica. Modificherò direttamente questo, il gimbal. Lo farò diventare quasi come uno Spark. Lo farò diventare quasi come uno Spark. Fuori nevica adesso, cosa che non è stata proprio prevista. Vabbè. E niente, queste qua sono le modifiche. Gli installerò il GLONASS e un nuovo gimbal. Questo è tutto. Datemi tempo, 1, 2, 3 mesi, che questo drone si trasformerà del tutto. Comunque sia, avremo altre occasioni di fare altri video perché voglio testare appunto il gimbal che avete là, che mi sta tenendo il cellulare adesso, e il mio nuovo Huawei Mate 20 Pro. Voglio fare qualche video panoramico con l'aiuto di queste due cose e poi quando questo sarà finito farò qualche video panoramico anche con questo. Ragazzi, comunque sia la motivazione di questo drone che è caduto è che questo drone brucia la batteria. E nel bruciare la batteria praticamente ero a 10 metri d'altezza, il drone si è spento totalmente e è precipitato. Però vabbè, sono cose che succedono, non me la sono presa neanche così tanto perché alla fin fine non è che posso pretendere
chissà che cosa, e niente. Questa qui ovviamente è la borsa del DJI Spark, però fatta adattare tranquillamente a questo qua, facendo qualche modifica, Vabbè ragazzi, questo è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e andate su Facebook e cercate la pagina Droni Grab Step e mi troverete là. E tanti iscritti, mi raccomando, e una buona domenica a tutti ragazzi. Ciao a tutti.